Coldiretti è stamattina qua presente perché ci crede e ci tiene tanto a parlare con i giovani che sono il nostro futuro e siamo qua appunto a parlare di alberi e di piantumazione. Vogliamo sollevare quella che è la loro sensibilità rispetto all'ecosistema e anche al verde urbano. In merito a questo infatti provvederemo subito dopo il convegno a piantare degli alberi sia nella viola qui della scuola che in uno spazio che ci ha concesso il comune di Sala Consilina ed è previsto nei pressi della villa comunale questa piantumazione. In particolare verranno piantati alberi di Evodia, detti anche alberi del miele, che rappresentano un po' sono il simbolo di quello che è il progetto Evodia, che anche oggi appunto presenteremo. Il progetto Evodia mette insieme quella che è l'apicoltura con gli alberi di Evodia e anche il territorio stesso. L'albero di Evodia ha un altissimo potere nettarifero e proprio per questo è stato scelto per favorire anche l'avvicinamento di api e quindi l'impollinazione nei pressi di quello che è l'albero appunto di Evodia, e inoltre ha un alto potere di trattenere l'anidride carbonica, e proprio per questo è stato anche immaginato un suo posizionamento negli spazi urbani del comune di Sala Consilina. L'Istituto per l'Agricoltura, facente parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, è stato coinvolto in ben 3 iniziative per la festa degli alberi. Abbiamo adesso in corso la manifestazione con l'Arma dei Carabinieri, con il maresciallo Angelino del comandante stazione di Padula, che sta tenendo un incontro con i ragazzi delle quarte e quinte classi dell'Istituto per l'Agricoltura e dell'Istituto Costruzione Ambiente e Territorio sulla legalità e sulla tutela del patrimonio boschivo e forestale. Mentre si sta per avviare l'incontro con la Coldiretti, legato quindi alla messa a dimora di alcune piante di Evodia, una specie molto bottinata dalle api, e noi tutti sappiamo come le api sono patrimonio fondamentale per il mantenimento quindi delle attuali coltivazioni, delle attuali produzioni. E inoltre si stanno avviando per la villa comunale i ragazzi della classe prima, che parteciperanno insieme ai ragazzini dell'Istituto Camera di Sala Consilina e insieme ai ragazzi dell'ITIS Moda a un progetto sull'uso e riciclo, e anche in questo caso ci sarà la messa a dimora di specie arboree di Evodia all'interno della villa comunale di Sala Consilina. La dirigente scolastica per motivi personali oggi non è qui con noi, però ci teneva a far giungere i suoi saluti, a patrocinare l'iniziativa, ed è sempre pronta a partecipare con gli enti e le associazioni su eventi di questo tipo.